Dove nasce il razionale della nostra ricerca? I colleghi che mi hanno preceduto hanno già evidenziato come il settore dell'acquacoltura stia attraversando e stia affrontando delle problematiche relative alla sostenibilità sia di natura economica che ambientale. Difatti, non è più possibile e non sarà più possibile in futuro utilizzare il solo pesce per nutrire pesce. Pertanto, le diete che sono attualmente in commercio non contengono soltanto delle fonti proteiche di origine animale, quali la più comune e la più utilizzata farina di pesce, ma anche farine di origine vegetale, quali ad esempio la farina di soia o il concentrato di soia, che vanno progressivamente a sostituire in maniera più o meno parziale quella che è la farina di pesce. Tuttavia, quando parliamo ad esempio di Trotaridea, dobbiamo tenere a mente che la Trotaridea è una specie carnivora, quindi una specie non abituata ad un'alimentazione di tipo vegetale. Difatti esiste un'abbondante letteratura scientifica, come ha già sottolineato il professor Saroglia prima di me, che ha dimostrato come la somministrazione di diete vegetali possa determinare delle problematiche non indifferenti per l'animale. Ad esempio, sono stati identificati dei processi infiammatori intestinali importanti, soprattutto a carico dell'intestino distale, con un danno evidente a livello della barriera epiteliale. È stata inoltre osservata una riduzione della diversità del microbiota intestinale e tendenzialmente un microbiota poco diversificato è un microbiota meno stabile ed efficiente. È stata inoltre osservata un indebolimento del sistema immunitario, quindi l'animale può sviluppare più facilmente delle patologie ed ovviamente come outcome conclusivo abbiamo anche osservato una riduzione di quelle che sono le prestazioni di crescita. Pertanto, da un punto di vista prettamente teorico, non sarebbe consigliato utilizzare delle fonti vegetali per questa specie. Tuttavia, alla luce delle problematiche di sostenibilità che abbiamo appena evidenziato, tale percorso non è purtroppo percorribile. Pertanto, quali possono essere le principali strategie che possiamo mettere in atto per ovviare a tale problematica? La selezione genetica è senza ombra di dubbio un valido strumento che possiamo utilizzare, in quanto è possibile selezionare dal punto di vista genetico dei ceppi di Trota iridea che si adattano meglio a delle condizioni che possiamo definire simili avverse, quale ad esempio una dieta non fisiologica. Difatti esistono diversi gruppi di ricerca che hanno selezionato per generazioni dei ceppi di Trotaridea più predisposti ad utilizzare delle diete vegetali e difatti esistono alcuni studi scientifici che hanno dimostrato come esista un'interazione molto forte tra il genotipo dell'animale e la dieta per quanto riguarda la crescita complessiva e soprattutto l'assunzione di alimento e l'indice di conversione alimentare. Pertanto, lo scopo della nostra ricerca è stato quello di confrontare due diversi ceppi di Trotaridea, un ceppo italiano non sottoposto a selezione genetica per una dieta vegetale ed un ceppo americano sottoposto invece ad una selezione genetica per l'utilizzazione di diete vegetali. Ed in particolar modo li abbiamo confrontati in relazione alla loro capacità di utilizzare una dieta americana contenente solo proteine di origine vegetali ed una dieta invece italiana contenente sia proteine animali che proteine di origine vegetali. Come abbiamo eseguito la nostra ricerca? Ovviamente una prima informazione importante da dare è relativa all'approvvigionamento di questi ceppi, in quanto non sono ceppi di nostra produzione. Per quanto riguarda il ceppo americano, le uova embrionate ci sono state gentilmente fornite dal professor Ronald Hardy dell'Università dell'Idaho. E alla schiusa di tali uova imbrognate, gli avannotti sono stati alimentati con un mangime commerciale italiano sino all'inizio della prova di accrescimento. Al contrario, per quanto riguarda il ceppo italiano, gli avannotti ci sono stati forniti dalla Troticoltura Fratelli Leonardi di Preore, situata in Trentino, ed anche in questo caso gli avannotti sono stati prima nutriti con un mangime commerciale italiano prima dell'inizio della prova di accrescimento. Nel dettaglio, all'interno della nostra ricerca abbiamo svolto due diverse prove di accrescimento. Nella prima prova di accrescimento abbiamo utilizzato la dieta americana, mentre nella seconda prova di accrescimento abbiamo invece utilizzato la dieta italiana.
Per quanto riguarda la prima prova di accrescimento, un totale di 100 esemplari di trotti d'idea appartenenti al ceppo italiano sono stati distribuiti in 5 vasche o repliche, ed ognuna di queste vasche conteneva un totale di 20 animali. In maniera analoga, un totale di 100 trotti d'idea appartenenti invece al ceppo americano sono state distribuite, anch'esse in 5 vasche o repliche, anch'esse contenenti un totale di 20 animali. Per quanto riguarda invece la seconda prova di accrescimento, un totale di 125 esemplari di Trotteridae appartenente al ceppo italiano sono state nuovamente distribuite in 5 vasche, contenendo ognuna un totale di 25 pesci, ed in maniera analoga 125 Trotteridae appartenenti al ceppo americano sono state anch'esse divise in 5 vasche, contenente ognuna 25 esemplari. Per quanto riguarda le due diete utilizzate, la dieta americana, fornita anch'essa dal professor Ronaldardi, conteneva soltanto proteine d'origine vegetale ed era un tipico estruso galleggiante, da una forte colorazione arancione dovuta ai pigmenti vegetali in essa contenuti. Per quanto riguarda invece la dieta italiana, essa era un tipico estruso commerciale. Non posso ovviamente fornirvi la lista degli ingredienti di queste diete in quanto sono soggetta a segreto professionale, posso però riportarvi quello che è il profilo nutrizionale. Ed in particolar modo, se confrontiamo le due diete, possiamo notare come siano molto simili per quanto riguarda il contenuto in sostanza secca e in proteina grezza, mentre ovviamente c'è una differenza importante per quanto riguarda il contenuto in estratto etereo, e quindi lipidico ed energia grezza, dovuto ovviamente alla presenza della farina di pesce nella dieta italiana. Entrambe le prove di accrescimento sono state svolte presso il nostro centro sperimentale di Carmagnola, ed in particolar modo per questa ricerca sono state utilizzate delle vasche rettangolari con una capacità massima di circa 100 litri, soggette ovviamente ad un controllo costante sia di temperatura che di ossigeno. Entrambe le prove di accrescimento hanno avuto una durata di 105 giorni, quindi una durata leggermente più lunga rispetto alle 8-12 settimane classiche. I pesci sono stati alimentati 2 volte al giorno, quindi di prima mattina e primo pomeriggio per 6 giorni a settimana. È stato ovviamente adottato un razionamento sulla base del peso della vasca, ed in particolar modo abbiamo utilizzato il 2,5% per la dieta italiana ed il 2,1% per quella americana. Ed ovviamente ogni 15 giorni abbiamo effettuato una pesata di gruppo per poter adeguare in maniera corretta la razione alimentare. Quali sono state le analisi che abbiamo svolto? In prima battuta abbiamo valutato quelle che sono le prestazioni di crescita classiche, quindi tutti i parametri che classicamente vengono valutati, quali la sopravvivenza, il peso finale, l'incremento ponderale, l'indice di conversione alimentare, il tasso di efficienza proteica ed il tasso di crescita specifico. Inoltre, al termine di entrambe le prove di accrescimento, abbiamo valutato la composizione centesimale del pesce intero, quindi fondamentalmente il loro profilo nutrizionale, ed in particolar modo abbiamo campionato 3 pesci per ogni vasca ed abbiamo ottenuto un pool per ogni vasca che è stato poi sottoposto ad analisi centesimale, ed ovviamente al termine di tutte le analisi abbiamo eseguito un'analisi statistica idonea utilizzando il software IBM SPSS. Quali sono i risultati che abbiamo ottenuto? Per quanto riguarda la prima prova di accrescimento in cui è stata utilizzata la dieta americana, è possibile osservare come non siano presenti delle differenze statisticamente significative tra il ceppo italiano ed il ceppo americano per quanto riguarda le principali prestazioni di crescita. È però importante sottolineare come entrambi i ceppi abbiano mostrato delle performance di crescita più che ottimali, in quanto ambedue hanno più che sestuplicato il loro peso iniziale. Al contrario, nella seconda prova di accrescimento, in cui abbiamo utilizzato la dieta italiana, è possibile identificare delle differenze importanti a livello di performance di crescita, ed in particolar modo queste differenze si riferiscono al peso vivo finale, all'indice di conversione alimentare ed al tasso di efficienza proteica. Ed in particolar modo il ceppo americano ha mostrato un peso vivo finale più elevato, un indice di conversione più basso e quindi migliore, ed un tasso di efficienza proteica più elevato. Per quanto riguarda invece la composizione centesimale, nella prima prova di accrescimento, quindi quella in cui abbiamo utilizzato la dieta americana,
abbiamo osservato delle differenze molto importanti in relazione alla sostanza secca, alla proteina grezza e all'estratto etereo. Ed in particolar modo il ceppo americano ha mostrato un contenuto di sostanza secca più basso e in maniera analoga un contenuto di estratto etereo, quindi lipidico più basso, ma soprattutto un contenuto in proteina grezza più elevato. Al contrario, nella seconda prova di accrescimento, quindi quella in cui abbiamo utilizzato la dieta italiana, non sono state osservate differenze statisticamente significative per nessuno dei parametri centesimali presi in considerazione. Quali sono quindi le implicazioni pratiche di questi risultati? Per quanto riguarda la dieta americana, abbiamo osservato delle prestazioni di crescita simili tra il ceppo italiano ed il ceppo americano, e questo è un risultato parzialmente inaspettato, in quanto sarebbe stato logico aspettarsi una crescita molto più elevata nel ceppo americano. Tuttavia, è un risultato che può essere comunque considerato positivo, in quanto può denotare un adattamento progressivo e quindi positivo da parte del ceppo italiano a delle diete commerciali, quindi delle diete che contengono anche delle proteine di origine vegetale. Al contrario, abbiamo invece identificato una composizione centesimale diversa tra il ceppo italiano e il ceppo americano ed in particolar modo abbiamo osservato degli effetti molto positivi nel ceppo americano, soprattutto in relazione ad un maggior contenuto di proteina grezza. Ed ovviamente tale risultato è strettamente legato ad un'utilizzazione più efficace dei nutrienti, in quanto sono animali che sono stati selezionati per digerire in maniera efficace una dieta vegetale. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della dieta italiana, abbiamo osservato delle prestazioni di crescita nettamente migliori nel ceppo americano rispetto al ceppo italiano, e quindi questo è un risultato molto positivo. E anche in questo caso possiamo attribuire questo risultato ad una miglior efficienza digestiva, quindi una miglior utilizzazione dei nutrienti e delle proteine vegetali nel ceppo americano. Quindi questi animali digeriscono meglio le proteine vegetali perché sono stati sottoposti ad una selezione genetica in quel senso, ma mantengono comunque il loro background filogenetico di specie carnivora e quindi sono altrettanto in grado di utilizzare anche le proteine di origine animale. Al contrario, nonostante queste prestazioni di crescita molto differenti, non abbiamo identificato nessuna differenza per quanto riguarda la composizione centesimale. E questo è un altro risultato che giunge parzialmente inaspettato e non è semplicissimo da motivare. Tuttavia, anche in questo caso si potrebbe ipotizzare il fatto che una dieta commerciale contenente sia proteine di origine animale che proteine di origine vegetali è una dieta che è sicuramente più vicina a quelle che sono le abitudini alimentari della trota. Pertanto, cosa possiamo concludere? Se mettiamo a confronto un ceppo di trota iridea italiana con un ceppo di trota iridea americana, quindi che sono stati sottoposti e non sottoposti ad un processo di selezione genetica, possiamo concludere che nel complesso il ceppo americano ha mostrato delle prestazioni di crescita migliori ed un'utilizzazione dei nutrienti più efficace rispetto al ceppo italiano, in quanto in questo ceppo abbiamo una duplice componente. Abbiamo il background filogenetico dell'animale, che è una specie carnivora, e quindi è nata per digerire ed utilizzare delle proteine d'origine animale, ed in più si aggiunge la selezione genetica mirata a far utilizzare a questo ceppo in maniera molto efficace anche le proteine d'origine vegetale. Quali possono essere i potenziali sbocchi futuri? Quindi cosa si può fare in futuro a completamento di questo quadro già positivo evidenziato? Sicuramente, dal mio punto di vista, l'attenzione deve essere rivolta a quella che è la salute intestinale. Prima di tutto perché quando io vado a modificare una dieta, vado ad impattare in maniera anche drastica quella che è la salute intestinale e dall'altro lato, quando parliamo di specie di interesse zootecnico, quindi quale le specie ittiche, la salute intestinale è uno dei principali influenzatori di quelle che sono le prestazioni di crescita. Ed inoltre, con salute intestinale, io ho anche un sinonimo di salute animale, quindi non è più possibile prescindere da questa tipologia di valutazione. E nel dettaglio è possibile effettuare un esame istologico molto basico, quindi posso andare a caratterizzare quello che è lo stato infiammatorio della mucosa,
e lo sviluppo morfologico, ad esempio l'altezza di villi o lo spessore della parete intestinale, possa andare a caratterizzare quelle che sono le mucine intestinali, che sono delle sostanze molto importanti a livello intestinale in quanto modulano la digestione di tutta una serie di nutrienti e soprattutto hanno un ruolo di difesa contro i patogeni non indifferente, ed ovviamente in ultima analisi dobbiamo andare ad analizzare il già menzionato microbiota, quindi vedere se questi due ceppi possono avere un microbiota differente che permette loro di utilizzare in maniera più o meno efficace una determinata tipologia di dieta.